Presidente, un buon successo. Questa mattina si parla dell'amministratore del terzo millennio. Cosa si aspetta da questa giornata? Quali consigli verranno dati agli amministratori e quali sono le iniziative che ha messo in campo Anaci Monza per gli amministratori e i condomini? Penso che sia un'iniziativa positiva anche perché il ruolo dell'amministratore negli ultimi anni è cambiato, come è cambiato anche il settore della casa. Le vere iniziative che faremo a livello di Anaci Monza e Brianza sono quelle di fare dei corsi dei master e dare quegli strumenti agli amministratori per poter gestire in modo imprenditoriale i condomini, perché oggi si richiede questo e ci chiedono gli stessi condomini a noi un valore in più per gestire i propri problemi a livello condominiale e le proprie iniziative. Oggi come oggi la comunicazione è fondamentale, non solo per comunicare in modo di parlare, ma soprattutto per farsi capire e capire le esigenze anche dei condomini. Fra noi associati tante volte manca questa comunicazione, perché noi pensiamo di comunicare, ma non è così. Invece occorre magari che ci si trova fra associati, si parla, si confronta il problema e soprattutto imparare a essere anche diversi rispetto all'amministratore tradizionale, quello che era una volta. Oggi, una volta l'amministratore andava a trovarsi lavoro, andava dal cliente, andava dal condominio. Oggi la cosa è viceversa, è il condomino che cerca l'amministratore. Noi dobbiamo avere quella capacità di comunicare e dare il nostro prodotto per amministrare il condominio in modo regolare. Dunque la sinergia fra noi amministratori è questo, cercare di avere un comportamento deontologico similare per avere un atteggiamento uguale rispetto al confronto con i condomini. Quali sono i consigli che dà ai nuovi amministratori di Monza e Brianza? Allora, primo, frequentare l'associazione. Noi ci troviamo una volta ogni mese ed è un fatto importante, dunque venire all'associazione, perché non è una perdita di tempo ma è un confronto fra noi associati. Tante volte si perde tempo se si sta in ufficio perché non si risolvono i problemi. Tante volte liberare anche la mente vuol dire confrontarsi con gli associati, discutere anche le varie problematiche e soprattutto anche trovarsi in modo diverso e affrontare tante situazioni. Dunque non si perde tempo. Cioè, bisogna tornare un po' come studenti, bisogna essere ancora studenti perché c'è tanto da imparare e soprattutto confrontarci quando ci troviamo fra tutti associati. Rispetto deontologico, che cosa comporta nel rapporto tra amministratori e a che livello è di, diciamo, di assimilazione da parte degli amministratori sul suo territorio? Anzitutto, cioè, il rispetto è fondamentale fra colleghi. Dunque il rispetto deontologico vuol dire che se io prendo in mano un condominio di un mio collega devo avvisare l'amministratore, il mio collega, che mi hanno fatto la proposta di amministrare il condominio che attualmente amministra lui. Questo è già il rispetto, cioè avere quel dialogo fra noi amministratori. E soprattutto, se io devo prendere un condominio da un altro mio collega, non devo prenderlo per il prezzo più basso ma per la mia professionalità, e così deve fare anche il mio collega. Cioè la concorrenza io lo devo far valere per la mia professionalità anche fra collega, non per il basso prezzo che faccio. Dunque la deontologia è fondamentale perché ci deve essere quel dialogo fra noi professionisti, che è la cosa fondamentale soprattutto nella nostra professione. Oggi moderatore in questa giornata brianzola, come le è parso l'intero convegno? Soddisfatto? Sono molto soddisfatto, ho visto anche l'interesse da parte dell'uditorio. Fino all'altro ieri non si parlava di comunicazione, di PNL nell'ambito del condominio, degli amministratori di condominio. Oggi ho visto da parte degli associati Anaci, ma in generale, un vero interesse in questo nuovo modo di approcciare il mercato, perché si è capito effettivamente che oggi è fondamentale saper comunicare la propria professionalità, il proprio modo di lavorare.
lavorare, visto che ormai bisognerebbe mettere in cantina quel desiderio di voler realizzare un albo per amministratori, ma anche perché poi l'amministratore di condominio oggi è visto più come un manager, come un imprenditore, e quindi deve saper comunicare la propria attività con altri sistemi, non certo con un albo che va a chiudere un po' il mercato. Invece bisogna dimostrare con la propria professionalità e con la propria competenza rispetto al mercato, quindi deve avere la possibilità di essere scelto rispetto a un altro. Anace è molto dinamica da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione. Quali sono le iniziative che avete che volete mettere in campo in questo 2010? Siamo stati proprio ieri al Politecnico di Milano, dove siamo già avanti per poter realizzare un laboratorio stabile col Politecnico, quindi Anace e Politecnico, e quindi vogliamo creare un laboratorio che sia proprio la culla per far nascere tutti nuovi argomenti, come possono essere l'evoluzione del mercato immobiliare, i network che oggi si stanno manifestando in tutta Europa, anche il franchising nell'ambito immobiliare. Quindi tutti temi importanti, molto attuali, come anche quello della sicurezza, della ecosostenibilità, tutti temi che potremo trattare sia nell'ambito dell'università, ma anche confrontandoci con i media, con il territorio, con altre associazioni di categoria come quella degli artigiani, industriali, dei commercianti, con associazioni come quella dei consumatori, per riuscire a dimostrare che oggi l'amministratore di condominio, quindi in particolare l'Anace, ha un ruolo sociale, un ruolo fondamentale, e fa da trade union, visto e tenuto conto che si costruisce sempre meno, effettivamente oggi ha un ruolo importante tra le imprese che operano nella qualificazione energetica e i condomini. In 10 secondi un consiglio che vuol dare agli amministratori che la stanno seguendo in questo momento. È fondamentale l'aggiornamento, è fondamentale essere preparati all'evoluzione che oggi sta avvenendo a livello mondiale, quindi è fondamentale essere vicino alla Anace, perché dà quelle soluzioni, dà quelle indicazioni per poter andare avanti nell'evoluzione di questo mercato, quindi diventare veramente un manager, un imprenditore.